Siamo con Merola, capocannoniere della regular season, quest'oggi autore di 3 gol per il Trenta Calcio 5 che si è qualificato al secondo turno dei playoff. Ciao ragazzi, niente, è stata una bella partita. Diciamo l'arbitraggio non è stato un granché, però finalmente possiamo dire che siamo alle semifinali, ci abbiamo creduto, la volevamo. Sono contento per la squadra che ha fatto una grandissima partita, per il presidente, per il mister che la cercavano questa vittoria, sono veramente felice. Complimenti a Merola, voleva dire 2 parole anche il presidente dell'Littorena Calcio 5 per questa qualificazione al secondo turno dei playoff. Niente, io intanto volevo ringraziare i ragazzi che siamo arrivati dove siamo arrivati ad oggi. Oggi purtroppo è stata una partita non al massimo di lealtà arbitrale. Abbiamo meritato di vincere, siamo stati durante il campionato molte volte offesi da errori arbitrali e a questo gioco io non ci sto. Adesso ci giocheremo il campionato e vedremo il da farsi per il prossimo campionato se continueremo o non continueremo, perché se diamo fastidio a qualcuno, forse è meglio fermare qui il campionato. Ecco. Mi dispiace per quello che è successo oggi, un arbitro con tre minuti non si può inventare falli inesistenti e soprattutto assegnare un gol dopo il giocatore che ha bloccato con la mano la palla e che io reclamo e mi dice non l'ho visto, ti chiedo scusa, no, perché ci stiamo giocando. Ovviamente questo è il riferimento al gol dubbio segnato da Merola con poi il calcio di rigore che è stato battuto nella propria porta dal portiere dell'Arena Nettuno. Secondo loro, poi il secondo gol, il gol di Merola che ce l'aveva annullato perché non ha visto che è entrato in porta, quello è un altro errore arbitrale. Cioè a questo punto mandano arbitri indecenti, incompetenti ad una partita dei playoff. Ecco, questo è la Lega che ci giochiamo campionato noi, basta così, ecco. Grazie al Presidente. Con Gabriele Caponi, direttore sportivo dell'Arena Nettuno, dunque stagione che volge al termine, un commento prima su questa partita e poi sulla stagione in generale. Beh, diciamo, la partita oggi è andata male, purtroppo eravamo già condizionati all'inizio da una squadra troppo rimaneggiata, suo, ci ha complicato ancora di più